passo via Emma, lunedì via i lavori. Controlli in litoranea, numerose difformità. Degrado Rione Pescara, discarica a cielo aperto. Fergom, incontro in prefettura. Compostaggio Eboli, spunto a una convenzione. Finale nazionale Under 19 femminile a Battipaglia dal 19 al 25 aprile. Inizieranno lunedì i lavori di riqualificazione del sottopasso ferroviario tra via Rosa Iemma e via Roma. Direttore dei lavori sarà l'architetto Angelo Mirra. Si partirà dal monitoraggio degli edifici e dalle misurazioni per evitare eventuali crepe. Sarà interrotta la strada parallela di via Rosa Iemma che secondo il progetto diventerà pedonale. Il sottopasso verrà totalmente rinnovato. L'opera sarebbe dovuta partire nel 2013 e concludersi in 150 giorni naturali. Ma il terremoto giudiziario, che aveva coinvolto l'amministrazione guidata dal sindaco Santomauro, aveva bloccato tutto. L'operazione antiabusivismo e bonifica sulla fascia costiera e nel rione Aversana è partita ieri mattina. Dopo attente indagini, la commissione straordinaria del comune di Battipaglia ha avviato i sopralluoghi. Nella mattinata di ieri una task force composta da dipendenti del settore tecnico comunale, agenti di polizia municipale, volontari della protezione civile, della Croce Rossa e di varie associazioni ambientaliste ha visitato alcune zone della litoranea. Tale zona risulta ancora degradata, almeno stando a ciò che è venuto fuori dal sopralluogo, per cui andrà messa al centro di una più vasta operazione di pulizia dell'arenile. L'altra area individuata per una pulizia da effettuare in tempi brevi sarebbe quella prospiciente la foce del fiume Tusciano. Per gli abusi edilizi sulla litoranea e nel rione Aversana, i tecnici presenti hanno confrontato la documentazione in loro possesso con ciò che hanno trovato sul posto. Pare che siano state accertate numerose incongruenze tra il costruito e ciò che i tecnici pensavano di rinvenire seguendo gli atti e la documentazione urbanistica. Nei prossimi giorni si svolgeranno altri sopralluoghi. Lavori alla condotta fognaria del rione Pescara Deboli. Il cantiere diventa una discarica a cielo aperto. I residenti di via Danisi denunciano una situazione di degrado e abbandono da parte delle istituzioni. I lavori fognari sono iniziati nel novembre scorso e sono stati ultimati dopo un mese. Da dicembre a oggi il cantiere è diventato un ricettacolo di immondizia, incivili che scaricano materiale di risulta immondizia. Non c'è alcun controllo. Il rione Pescara per il comune di Eboli è terra di nessuno, dichiara Francesco Moraniello, esponente del comitato di quartiere. L'incontro in prefettura per la vertenza Fergom si farà martedì alle 12. È arrivata l'attesa convocazione per i sindacalisti, le proprietà e i legali Fergom e Cooper Standard. Probabile che decida di partecipare al tavolo anche uno tra Gerlando Iorio e Ada Ferrara, i membri della commissione straordinaria che si sono interessati per riuscire a sensibilizzare i vertici della prefettura circa l'intricata situazione che vede protagoniste le povere maestranze della zona industriale battipagliese. Alla riunione prenderanno parte anche i legali delle due aziende. I comuni che intendono scaricare i rifiuti organici nel sito di compostaggio di Eboli devono siglare un accordo con l'ATI, la Durner. A scrivere la nota di chiarimento è il commissario prefettizio del comune di Eboli, Vincenza Filippi. La dirigente ministeriale cita una convenzione firmata tra un dirigente di Via Ripa e i responsabili della società di Bolzano. La trattativa iniziata dalla giunta Melchionda è stata poi portata avanti dai tecnici comunali. Il commissario prefettizio precisa di avere avuto notizie e chiarimenti in ritardo e dilatazioni nel tempo. A marzo erano esplose diverse polemiche sulla mancata adesione dei comuni della Piana del Sele. Il Movimento 5 Stelle aveva auspicato l'intervento della Corte dei Conti a causa del ritardato avvio dell'impianto di Pezzagrande. L'8 aprile l'impianto di compostaggio ha iniziato le sue attività. A conferire rifiuti organici sono il Comune di Eboli e una società privata di Castel San Giorgio. All'ATI la Durner resta la facoltà in totale autonomia di saturare l'impianto con i rifiuti provenienti dai comuni salernitani o da altre società. A stabilire questa facoltà è la convenzione firmata il 16 ottobre del 2014 tra un funzionario del comune di Eboli e i vertici della società di Bolzano. Ho chiesto notizie su questa convenzione, ho ricevuto risposte tra dicembre e febbraio. Addirittura, scrive Vincenza Filippi, è stata organizzata una riunione a mia insaputa nel mese di novembre scorso. La trattativa si era arenata a febbraio, quando solo 4 comuni avevano aderito alla convenzione con la Durner. A marzo però il taglio del nastro è stato rinviato.
tra preaccordi e firme della convenzione c'era stato un po' di confusione. A maggio il comune di Altavilla Silentina potrebbe conferire l'umido ad Eboli. Anche i comuni di Serre, Albanella e Capaccio sono pronti a firmare la convenzione. Si terrà martedì presso il Palazzo di Città di Battipaglia alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione della finale nazionale Under 19 femminile trofeo Vittorio Tracuzzi. L'evento si svolgerà dal 19 al 25 aprile. Sabato 18 sarà tempo di raduno e presentazione. Il meglio del basket giovanile si sfiderà quindi a Battipaglia. Il Palazzauli e il Tendo Struttura ospiteranno le 16 migliori formazioni, quelle che di fatto andranno alla ricerca della tanto desiderata medaglia d'oro. Ma non si parlerà solo di basket, spazio anche a tanto intrattenimento.